Ci troviamo nella sala 4 della Galleria Borghese, detta anche Sala degli Imperatori per via di una straordinaria serie di sculture raffiguranti personaggi illustri dell'antica Roma. Queste opere provengono dal palazzo della famiglia Borghese in Campo Marzio, vennero realizzate tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. La peculiarità di queste sculture, che raffigurano personaggi illustri, principalmente imperatori, quali Ottaviano Augusto, Nerone, Traiano, ma anche personaggi che hanno fatto la storia di Roma, quali lo stratega Scipione l'Africano, oppure il celeberrimo avvocato e oratore Cicerone. La peculiarità di queste sculture è il materiale nel quale sono state realizzate. È stato utilizzato dell'alabastro per la parte inferiore, per il busto, e il porfido rosso d'Egitto per i volti. Non è un caso che sia stata utilizzata questa pietra, in quanto essa incarna e rappresenta la sacralità del potere imperiale. Questa pietra è caratterizzata da una tessitura rosso-violacea che ricorda il colore della porpora. Questa tessitura è intervallata da dei clasti di feldspato, candidi di color bianco, che diventano rosei in una varietà meno pregiata. Le cave di questa pietra si trovano in Egitto, nel deserto orientale egiziano, in un altopiano denominato Gebel Dokan, che si trova tra il Nilo e il Mar Rosso. Una volta lavorati gli oggetti in questo materiale nelle cave, venivano portati a valle e poi trasferiti lungo il Nilo e attraverso il Mediterraneo fino ad arrivare a Roma, in quella che era una delle attività ingegneristico-meccaniche più stupefacenti dell'antichità. Nella sala 4, oltre a questa serie magnifica di ritratti, era presente fino ai primi del Novecento anche una vasca, un sarcofago proveniente dal mausoleo di Adriano, che oggi si trova in sala 5. E ai lati di questa vasca erano posizionati due bacini, uno antico romano e l'altro realizzato da Paolo Santi nel Settecento per fare da pandan. E dunque la presenza di queste tre opere nella sala 4 insieme a questa serie degli imperatori testimonia in modo eloquente la forte simbologia del porfido, ma anche la magnificenza degli apparati decorativi della Roma imperiale.